I comici, prima dei 25-26 anni, sono anche un po'... Il pistolo numero uno è qui. Si è fatto anche i capelli per voi. Tra l'altro c'era anche Domenico Costanzo, siamo amici da... Io avevo 17 anni e lavoravamo per le radio. Lui rompeva il vetro, io le sfilavo e si scappava. Ma che lo stronco, hai comprato l'idea, questo? Lo stronco? È il solito. Ah, il solito di 4 anni fa. Sì. Allora mi appoggio e basta. Cioè, tutto quello di peggio che una persona può avere, ce l'ha l'attore, perché è di natura un, capito, una persona che talmente tante personalità vuole, crede di poter rappresentare, che è sicuramente un fondo, è il volersi esprimere. Chi fa questo lavoro è perché vuole raccontare. Vuole raccontare se stesso, vuole raccontare, come ho detto prima, tutti i personaggi che pensa di voler raccontare. Soprattutto anche per essere riconosciuti, diceva, mia figliola fa l'attrice, non mi ha vista, porca miseria. Che se uno ha talento, ed è il talento, è il talento, che questo mestiere è di una semplicità incredibile sotto il punto di vista della, di capirlo, cosa succede. È questa cosa che è qui, è il palcoscenico. E tu vai sopra, tu dici delle battute, se ti sai sentire, capisci anche che tipo di talento tu c'hai, perché ci sono quelli, no? Quelli di solito più cani uno è, più cane, che si dice in gergo quando uno è un cane a recitare, e più non si accorge del settare, più è bravo e più si accorge dei propri difetti. Ecco, questa è la prima cosa, arrivare, dire delle cose e sentire che l'hai detta male. Ma basta poco in questo mestiere, è come l'intonazione, un fatto di intonazione, è come l'intonazione del cantare. Dice, sei intonato o non sei intonato? Dici una cosa, se deve essere una cosa che emoziona e te lo guardi come se fosse il manifesto dell'Ikea, non funziona. Se quello la dice in quel modo e invece ti suscita qualcosa dentro, porca miseria. La cosa fondamentale è che se uno ha talento, e sono quegli altri che ti vengono a chiamare, non è che deve essere troppo te, è giusto andarsi a proporre, ma guardate che attori e attrici di talento in Italia non è che ce ne sono troppi, per cui dici, cazzo, io con tutto il mio talento non mi cerca nessuno. No, ti vengono a cercare. Il margine di miglioramento, quando uno non è portato, è il 3, 4, 5%.